Porca la miseria. Mangiamo bene. Il nostro caro pupazzetto lì, biscottino e tarallino, è triste. E perché è triste? Perché non ho abbastanza Wubak per Bingu. Che carinissimo, peccato che non è possibile prenderlo, a parte solo il backpack. Oh, come si muove, piccolino! Oggi faremo delle partite a singolo e proveremo a vincere, dato che potrete vedere questa clip che è veramente divertentissimo. Insomma, seconda posizione amara, ma davvero amara. Comunque, prima di proseguire con questo discorso, volevo fare i saluti a un iscritto. Per la prima volta, cosa che veramente mi riscalda il cuore, sono felicissimo di una cosa del genere. Ciao, potresti salutarmi in un video? Mi chiamo Gabriele. Ciao Gabriele, sono felicissimo. Veramente è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite. Non so perché, ma penso che me ne pentirò di questa frase, perché ogni volta che dico questa frase in un video di Fortnite, magicamente mi va tutto male. Tra l'altro ho fatto giusto giusto quando è partita la cosa. Devo dire la verità, io mi sono buttato, ma non so dove cacchio andare. Prendi quel fucile a pompa, prendilo. Olè. Oh! Cavoli! No dai raga, questo è il colmo! Non ho sentito la trappola! Partiamo benissimo, eh! Partenza da Dio! Poi queste sono le morti, veramente quelle più stupide. Vai benissimo fino a quando non trovi una trappola. E si sta pesciando sotto questo. Questo deltaplano quanto è vecchio? La stagione 7 se non sbaglio. Bello. Raga, non si parte per niente bene. Un'altra pistola. Un'altra pistola. Oh, ma il posto delle pistole è qui. Ma leggermente fatto cagare sotto sta animazione. Deltaplano blu challenge. Dobbiamo andarcene perché sennò qua moriamo. Peccato che non ho trovato un fucile da cecchino. Ma vabbè. A posto. Incredibile, già sto combattendo contro la tempesta. Secondo me io arriverò lì che partirà già la tempesta. Ve lo dico io. Oh mio Dio, mancano 25 secondi. Alla prossima corsa con la tempesta. Vedete? Che bello! Appena arrivati già dobbiamo scappare. Che bella partita, eh? Cioè io non è che combatto contro i nemici. Contro la tempesta io sto a combattere. Per la mia sopravvivenza. Dai, vai, corri, corri. Comunque sono bellissime queste partite. Sono davvero felice di fare partite così. Questa è l'ultima benda. Io non resisto. Mi dichiaro morto. Io muoio per la tempesta. Cioè, io non ci posso credere. Tutte ste armi, tutte ste rupe, per far che cosa? Raga, non contiamo nemmeno questa. Anzi, questa proprio non la conto perché mi fa proprio schifo. Sarò stato pure io che me ne sono andato a bordo mappa. Sarò stato pure io che ci ho messo 3 anni per lootare quel posto. Però, che cosa sta la barca? Mo, sorto di veicolo. Madonna, è pure notte. E chi ci vede ora? Non sarò completamente ciecato, però. Sono pure vicino alla zona sicura, fantastico. Che ne dite? Saliamo sopra? Se mi dà la possibilità, ovviamente. Invece di scivolare. Ah, a me sta sparando! Mascalzone. No, però io sto fuori dalla zona sicura, eh. Io me ne vado? Non pensavo stesse sparando a me. Guarda un po', sono sempre io al centro dell'attenzione. Potrei provare a vedere in questa casa. Oh! Voilà! Dov'è l'altro?
Ah, l'ha ucciso. E quello? Ma che sta a fa quello? No, come ho fatto a non colpirlo, mannaggia. Ah, cavolo. Sono stupido. Sono super stupido. Io perché sono stato a sparare a quello? Fino a mo' sono stato a dire, vado direttamente in zona sicura. No, poi che faccio? Sto a sparare a quello. Sono scemo. Oh, questa è l'ultima partita, però veramente fatta bene. Perché se dobbiamo veramente morire in questo modo, poi non c'è gusto. Ma chi ce l'ha messo un cassonetto rosa lì? Boh. Ecco, e per la mia gioia di vivere c'è anche la tempesta, che sicuro, sicuro mi raggiungerà, perché non riuscirò ad arrivare in zona sicura prima che la tempesta mi prenda e mi tolga un po' di vita, no? A meno che io non prenda il fiume. Beh, però se andassi più veloce, mi sa che non è stata una grande scelta, eh? Sa che non ha cambiato niente, solo peggiorato la situazione. Ma non ho capito se va più veloce nuotando. Boh, di regola sì. O di regola no. Vabbè, è stata una brutta scelta a prescindere. Mo' dovete vedere che io morirò in questo modo. Cioè che se non danno mobilità di niente, vorrei vedere. Io non vi curo, eh. Io non curo voi e voi non curate me. È un tac blu. Perfetto. Quello che mi serve. Ora uno potrebbe dirmi, prendi il motoscafo, potresti andare più veloce. Vabbè, tanto c'è la tempesta, cioè c'è la corrente qui. C'è acqua corrente. Oh mio Dio. Oh, cacchio, aggressivo il ragazzo. Oh! No! Oh! No! No! Ah, fang, papà! Battala! No, da dove? Madonna, ma quanto mi fa rosicare questo? Ma tu non potevi stare da un'altra parte? Chi l'ha interpellato? Poi, come al solito, sempre quello che scivola, che cade. Cioè, non è che rimango lì. No, scivolo e cado. No, Ciccio. Ciccio, lo dici a tua sorella, va bene? O te ne vai, eh. Oh, zona sicura. Oh, ma io me ne vado da qui. Poco fa aver sentito degli spari. Io non essere molto sicuro di sta roba. Ma io avere sentito e io avere paura. Quindi è stato buono. Questo essere molto, molto, molto buono. Ai ai ai. Uno col cecchino. Ma sorvoliamo. Ho un po' paura a fare sta roba, ma proviamo. Completato pure una sfida. Vabbè. Siamo sopravvissuti. Buongiorno, c'è qualcuno? Spero proprio di non disturbare. Fa che non stava sparando a me. Sta sparando a me, perfetto. Visto! Sono il lupo cattivo! Volevi fare il furbo con me, eh? Ok, io me ne vado, ciao. Sei quello. Ah, stupido. Oh, calma. Nope. Non ci posso credere. No, veramente. Raga, posso dire che finalmente
Finisco qui questo video perché è stato veramente deludente, cioè ho fatto dei risultati veramente schifosi, se posso dirvelo. Posso dire che l'unica soddisfazione di questo video è proprio il fatto di aver salutato questo ragazzo. Che vi devo dire, io spero che questo video vi sia piaciuto, non lo so, spero, perché sennò ciao. È divertente il fatto che per capire se state registrando un video, nella vostra videocamera, in questo caso la mia facecam, ci deve essere il pallino rosso, faccende e spegni. Peccato che mi sono accorto che ho registrato l'ultima partita con la facecam spenta.